Buongiorno a tutti. Siamo alla pillola numero 5. Ormai siamo quasi arrivati a mezza scatola di pillole di grammatica italiana indicate contro la noia e per imparare l'italiano con gli italiani. Ricordate, studiate l'italiano con gli italiani. Oggi continueremo a parlare della C e della Q con la U. Però con una parola molto speciale, la parola acqua. E adesso vi spiegherò perché è una parola speciale. Se vi ricordate, nelle settimane precedenti abbiamo parlato della regola generale in cui la Q, U più vocale e C, U più consonante. Abbiamo parlato anche delle eccezioni. Cuore, cuoio, cuoco, scuola, scuoiare, percuotere, riscuotere. E abbiamo parlato anche della doppia C più la U e della doppia Q più la U. Le uniche due parole di cui vi avevo parlato erano soqquadro, l'unica parola in italiana che vuole la doppia Q e che vuol dire il massimo del disordine, avere una camera a soqquadro, e invece l'unica parola che vuole la doppia C pur avendo dopo la U e una vocale, è taccuino. Però in italiano ci sono molte altre parole con la C, Q più la U che quando voi le sentite foneticamente sentite che il suono è doppio, quindi la famosa doppia. Allora, non sapendo se mettere la doppia C o la doppia Q, per esempio con la parola acqua, e voi sentite che non è come lo spagnolo agua, senza doppia, acqua, con la doppia, e quindi gli italiani hanno deciso di essere diplomatici. Come dicevo, gli italiani hanno deciso di essere diplomatici, e allora per non fare torto né alla C né alla Q, in acqua e i suoi derivati e alcune altre parole hanno deciso la doppia di farla con prima una C e poi una Q. Effettivamente, acqua si scrive C, Q, U. Altre parole che seguono la stessa regola sono tutti i derivati di acqua: acquario, acquaio, acquerugiola, acquitrino, acquazzone, acquarelli o acquerelli nell'altra derivazione. Poi, per esempio, anche acquistare, acquisti, acquisire, e sinceramente non me ne vengono altre. Se volete andate a vedere un po' sul dizionario, ma sono più o meno queste le parole più importanti. Ripeto, una C e una Q. Ripetete con me, per finire, queste frasi e come sempre, se volete, trovatene delle altre. Prima frase. A Corrientes c'è moltissima
acqua dolce. Il vino si beve senza acqua, non deve essere annacquato. Libera è un grandissimo e bellissimo acquitrino, quindi attenzione, l'acquitrino è l'estero. Al mercato si fanno gli acquisti. Mi piace dipingere con gli acquarelli. Fate attenzione agli acquazzoni. Questo piatto che mi hai cucinato mi fa venire l'acquolina in bocca. Avere l'acquolina in bocca è un modo di dire che significa che te dà mucho gusto, no? Che te gusta mucho. Molte grazie e arrivederci.